Ehi là, quanto è passato? 2 anni più o meno. 2 anni dall'ultima pubblicazione. Porca Eva. 2 anni in cui è successo. Beh, non è successo effettivamente molto. Ho finito il liceo con voti decenti. Ho avuto qualche esperienza particolare, ma niente di che. 2 anni che manco da questo canale. Mi sento quasi come una persona che è sempre vissuta in un luogo, poi per questioni private, lavorative o quello che era, se n'è andato, per poi, dopo un po', quasi all'improvviso tornare e vedere che in quel tempo che è trascorso il mondo è andato avanti, mentre lui forse non si è mai mosso. È stato qualcosa di singolare, sì. Difficilmente qualcuno di coloro i quali sono iscritti ora si interesseranno particolarmente di un video uscito dopo ben 2 anni su questo canale, ma non mi interessa. Sono arrivato alla conclusione che non mi interessa, ovvero che il concetto stesso di interessarmi, o quantomeno, sì, di interessarmi del riscontro altrui, della crescita di questo canale, eccetera, eccetera, ha portato semplicemente a un volermene allontanare il più possibile. Me ne sono andato. Ho detto, io così non ce la posso fare, non ottengo risultati, che è stato parte del mio abbandono, ma l'altra parte era, non sto facendo quello che mi piace. Tutto quello che ho fatto, alcune cose mi sono anche piaciute, altre no. E quelle cose che non mi sono piaciute le ho tolte, virtualmente parlando, perché se tutta quella masnada di video inutili, di gameplay, eccetera, eccetera, io posso averli tolti dal canale, difficilmente li potrò mai togliere dalla mia vita. Fu un periodo veramente del cazzo, in cui pensavo di poter raggiungere la fama adeguandomi ai gusti delle altre persone, fallendo miseramente, perché mi accorgevo io stesso di non volerlo fare. E allora perché lo facevo? Perché tentavo di seguire lo spettro della fama, tra virgolette, sebbene quella cosa non mi piacesse. Me lo sono chiesto per 2 anni. Poi ho visto BoJack Horseman. Vi spiego semplicemente cosa è successo. Da qualche mese, da quasi un anno, ho Netflix. Quest'estate la sto passando fondamentalmente spapalanzato sul divano a spararmi serie televisive a bestia. Forse qualcosa, magari se ne potremmo anche parlare in seguito, però su consiglio di alcune persone su internet ho iniziato a vedermi e ho poi concluso la serie BoJack Horseman. E quando ho finito di vedere l'ultimo episodio della terza stagione, la serie è ancora in programmazione, ci saranno altre stagioni,
Mi si è aperto un modo, ho raggiunto finalmente la risposta. Ho trovato la risposta sul perché ho deciso di abbandonare le scene di YouTube 2 anni fa, soprattutto a causa di lavori che non mi piacevano. E con questa serie ho trovato la risposta, paradossalmente. BoJack Horseman. Questa serie animata, tratta principalmente una tematica, che a me è molto lontana, attenzione, ma che può essere facilmente applicabile a vari ambiti della vita, ovvero il ricercare qualcosa talmente tanto dal finire con l'autodistruggersi pur di cercarlo. Mi spiego. Il protagonista, BoJack Horseman, ovvero il personaggio che dà il titolo alla serie, è questo attore, un attore di sitcom, stiamo parlando comunque quindi della Hollywood di questo periodo, un attore di sitcom che fu molto famoso negli anni 90 per appunto una di quelle solite sitcom del cazzo che si vedevano in giro negli anni 90, no? Ovvero Horsing Around, 9 stagioni, lui molto preso da questo lavoro. Poi dopo quella serie non ha fatto più niente di interessante, sono passati 20 anni. Vediamo quindi questo protagonista che, tra parentesi, è un uomo cavallo, perché sì, ci sono gli animali antropomorfi qui, e magari ne parleremo anche dopo di come sono trattati gli animali antropomorfi e della genialità in cui sono trattati dal punto di vista registico, ma non è questo il caso. BoJack quindi si trova a vivere un'esistenza fondamentalmente del cazzo. Dopo Horsing Around non ha praticamente fatto nulla di importante, nulla che lo portasse alla fama, nulla che veramente gli piacesse, perché fondamentalmente neanche Horsing Around gli piaceva. Però l'ha fatto e con quello divenne famoso negli anni 90. E quindi è così che passa 20 anni della sua vita, fra feste, alcol, droga, avventure di una notte, niente che veramente lo stimoli, finendo sempre più nel baratro della depressione. La sua vita cambierà quando, a fronte della sua procrastinazione continua nello scrivere le sue memorie, nello scrivere la sua biografia, gli viene assegnata una ghostwriter, un'umana, tra virgolette, di nome Diane, molto brava, che aveva alle spalle anche la scrittura di la biografia di un altro cavallo molto importante, ovvero Secretariat. Cavallo che negli anni 70 era uno dei cavalli da corsa più importanti degli Stati Uniti. Tra parentesi, cavallo che è esistito sul serio, potete googlarlo. Ovviamente non era un cavallo antropomorfo, però capite bene. E questo Secretariat è sempre stato l'eroe di BoJack, tra parentesi. Di conseguenza inizia questa collaborazione fra BoJack e Diane, che si protrarrà in questo senso per tutta la prima stagione e che porterà per la prima volta il protagonista a parlare con un'altra persona, ad aprirsi con un'altra persona riguardante quelli che sono i suoi problemi, le sue ansie, i suoi traumi, perché non ha vissuto una vita felice fondamentalmente, e che lo porteranno a superarli? No. È questo il fatto. Ogni singolo personaggio, BoJack soprattutto, non li supera i traumi che ha vissuto. Non è semplice per i personaggi superare quelle che sono le proprie criticità, le proprie mancanze, il proprio essere a volte anche degli stronzi, perché BoJack fondamentalmente si comporta spesso con da stronzo, da egoista, da avventato. Ogni singolo personaggio di questa serie, umano o animale che sia, ti mostra una profondità di carattere veramente impressionante, che difficilmente ho visto in serie televisive anche più blasonate, o comunque sia con attori in carne e ossa. Quasi come a dimostrare che si può fare un prodotto di qualità con target di una serie televisiva
anche con i mezzi dell'animazione, perché no? I personaggi, anche i più stupidi o quelli che più si prestano al comic relief, basti vedere il coinquilino di Bojack, ovvero Todd Chavez, un tizio che 5 anni prima si era imbucato a una festa e da quel momento ha sempre vissuto a scrocco nella casa di Bojack, senza pagare un cazzo di niente. Persino personaggi che sono studiati per essere appunto dei comic relief, ovvero che si mettono a fare puttanate e servono per alleggerire la tensione, hanno una loro profondità veramente, veramente ben strutturata, ben studiata. Ma come si collega una serie veramente, veramente intelligente, ben scritta, ben doppiata, ben caratterizzata, il doppiaggio italiano comunque secondo me è veramente eccezionale, con me? Beh, è questo il punto. Perché un attore che negli anni 90 ha avuto fama con una serie televisiva decide di fondamentalmente non fare più nulla della sua vita? Perché? Perché anche durante la serie, quando si presentano le occasioni per essere felice, comunque sia, per tornare a essere famoso, cosa che poi succederà, ma non vi spiego ovviamente come, il protagonista è là. Quanto è passato? 2 anni più o meno. 2 anni dall'ultima pubblicazione. Porca Eva. 2 anni in cui è successo... Beh, non è successo effettivamente molto. Ho finito il liceo con voti decenti. Ho avuto qualche esperienza particolare, ma niente di che. 2 anni che manco da questo canale. Mi sento quasi come una persona che è sempre vissuta in un luogo, poi per questioni private, lavorative o quello che era, se n'è andato, per poi dopo un po' quasi all'improvviso tornare. E vedere che in quel tempo che è trascorso il mondo è andato avanti, mentre lui forse non si è mai mosso. È stato qualcosa di singolare, sì. Difficilmente qualcuno di coloro i quali sono iscritti ora si interesseranno particolarmente di un video uscito dopo ben 2 anni su questo canale, ma non mi interessa. Sono arrivato alla conclusione che non mi interessa, ovvero che il concetto stesso di interessarmi, o quantomeno sì, di interessarmi del riscontro altrui, della crescita di questo canale, eccetera eccetera, ha portato semplicemente a un volermene allontanare il più possibile. Me ne sono andato. Ho detto, io così non ce la posso fare, non ottengo risultati, che è stato parte del mio abbandono, ma l'altra parte era, non sto facendo quello che mi piace. Tutto quello che ho fatto, alcune cose mi sono anche piaciute, altre no. E quelle cose che non mi sono piaciute le ho tolte, virtualmente parlando, perché se tutta quella masnada di video inutili, di gameplay, eccetera, eccetera, io posso averli tolti dal canale, difficilmente li potrò mai togliere dalla mia vita. Fu un periodo veramente del cazzo, in cui pensavo di poter raggiungere la fama adeguandomi ai gusti delle altre persone, fallendomi solamente, perché mi accorgevo io stesso di non volerlo fare. E allora perché lo facevo? Perché tentavo di seguire lo spettro della
fama, tra virgolette, sebbene quella cosa non mi piacesse. Me lo sono chiesto per 2 anni. Poi ho visto BoJack Horseman. Nel film che lui ha sempre sognato di recitare, con una regista che dimostra di poter catturare quella che è la sua, quella che è la volontà di BoJack di fare qualcosa di personale, questa volontà scompare. Non c'è un lieto fine in BoJack Horseman. Non vi sono lieti fini, non vi sono tutto si sistemerà. No, le cose non si sistemano, non per il protagonista, le cose, anzi, a volte si incasinano ancora di più per sue stesse azioni motivate dall'ansia, dalla paura, da quello che volete, azioni fondamentalmente autodistruttive, per raggiungere poi il finale della terza stagione, che secondo me è qualcosa di meraviglioso dal punto di vista di scrittura, dal punto di vista di inquadrature, regia, eccetera eccetera, un finale meraviglioso in cui si vede per la prima volta il protagonista con la possibilità di fronte a sé di poter ottenere quel pezzo di serenità che tutti noi vorremmo avere almeno una volta nella nostra vita, di poter fare finalmente quello che lui desidera, senza che nessuno gli impedisca di farlo, a costo persino di essere solo, di rimanere solo. E fidatevi, quando ho visto le ultime scene dal finale della terza stagione, io per poco non mi sono messo a piangere, perché vi era una tale potenza in quegli ultimi minuti da risultare incredibile, da applauso, fondamentalmente da applauso. Vedere questa serie è stato illuminante. Non ho più alcuna intenzione, almeno per quanto riguarda questo canale, questo mio spazio, perché questo spazio è solo mio, di cedere a nessuno. Da oggi in poi ho deciso che farò un po' come voglio. Farò quello che voglio, con i tempi che voglio, con la voglia, senza badare al dover crescere, senza badare a fare maggiormente iscritti, a fare maggiormente click, non me ne frega un cazzo. Da oggi questo canale è mio, non è vostro. Non ho più alcuna intenzione, e non ve lo dico con cattiveria, di cercare di aumentare. Per me potrebbero essere 1, potrebbero essere 1 milione, non me ne fregherebbe un cazzo. Continuerò, anzi inizierò a fare solo cose che mi piacciono, a fare video che mi piacciono, a fare progetti che mi possono piacere. Non me ne fregherà nient'altro, perché tutti noi abbiamo il diritto di fare quello che ci piace, solo perché ci piace, senza che nessuno ti venga a dire come farlo. Ovviamente nei limiti della legge, ma questo è sottinteso, non siamo qui a fare bungee jumping con un collare di feti attaccati, sarebbe piuttosto imbarazzante. Quindi se vorrò fare video riguardanti serie animate lo farò, film lo farò, serie tv lo potrò fare, se vorrò fare roba completamente differente, cose, non me ne fregherà un cazzo, quello che avrò voglia di fare lo farò, basta. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto, non vi chiedo di iscrivervi, non me ne frega niente, non me ne frega più un cazzo fondamentalmente, e sinceramente mi fa piacere che sia così. Mi fa piacere, mi rende una persona
non dico più felice, ecco, ma più completa, quasi. Sì, mi è piaciuto. Buon per voi. Se volete scrivere, buon per voi, non ve lo chiedo. Potete seguirmi su questo canale, se ci avete voglia, oppure su qualcosa di un po' più divertente, magari, sul canale del GDR Team, che vi metterò in descrizione, dove facciamo live di giochi di ruolo, eccetera, eccetera. Abbiamo finito una meravigliosa campagna di D&D quinta edizione, 12 puntate sono, quindi se volete vedetela perché è meravigliosa. Sebbene ora quel canale sia in pausa per quel che riguarda le live, magari uscirà qualcosa lì. Devo vedere se c'ho voglia di far uscire qualche recensione o qualcosa. Le recensioni di GDR la saranno praticamente tutte là. Quindi se volete potete seguirmi qui per roba più personale. Se volete, se siete interessati dal vostro Nilex, è tutto. Ciao a tutti.